Siamo collegati con Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Benvenuto a Rai News 24. Buonasera. Allora, voi non salite al Colle, perché? Mi sembra che sia abbastanza chiaro, perché è già tutto deciso. Noi abbiamo preferito stare con i cittadini stamattina a Piazza Montecitorio, ascoltare le loro ragioni, anche perché di queste consultazioni la prima cosa che si è deciso, prima ancora delle consultazioni, è che i cittadini non devono scegliere, e quindi dal governo Letta passiamo al governo Renzi, la maggioranza è la stessa, Napolitano ha detto la parola al PD, non a tutte le forze politiche, quindi l'unica cosa certa è che i cittadini non sono assolutamente interpellati, e credo che sia il peccato originale di questo governo, che a giudicare dal Toto Nomi, il governo che si sta formando, è un governo praticamente un misto tra quello Letta e quello Monti, con persone vicine alle banche e alle solite lobby europee, che in questi anni non hanno fatto altro che mantenere lo status quo nel nostro paese e aumentare le tasse ai cittadini. Io credo invece che in questo momento ci sia bisogno di ascoltare i cittadini. Napolitano aveva già con le consultazioni fatto capire che avrebbe dato il governo al PD. Il PD con 136 voti ha eletto un nuovo Presidente del Consiglio, che è Matteo Renzi. Noi ci teniamo fuori da questa farsa e preferiamo ascoltare le persone, la gente in piazza. Stamattina, come vedete anche dalle immagini, c'erano centinaia di cittadini a parlare al microfono con centinaia di parlamentari del Movimento 5 Stelle. Questa è la nostra idea di democrazia. Quello che si sta svolgendo al Quirinale è semplicemente un giro di valzer su decisioni già precise, tant'è vero che Matteo Renzi sta già facendo il governo a Firenze. Ecco, infatti questa mattina proprio Beppe Grillo in un post ha chiamato il Presidente della Repubblica monarca medievale, che nomina chi pare a lui. Però intanto, proprio questo per tornare su quanto diceva, intanto però per tornare a un flash che è appena uscito, lo abbiamo visto, Grillo appunto, Boldrini deve parlamentarizzare la crisi, quindi come deve difendere il Parlamento secondo voi il Presidente della Camera? Doveva semplicemente chiedere con insistenza a Letta di venire in aula e vedere se aveva i voti. In realtà questo non è successo, perché da una parte Renzi ha chiesto al PD di non farlo e quindi ha chiesto a Letta di dimettersi direttamente, ma soprattutto Napolitano non lo ha chiesto a Letta di andare alle Camere, come invece ha fatto in passato quando Berlusconi è venuto meno da questa maggioranza, ha chiesto a Letta di fare un passaggio parlamentare. Se Napolitano avesse chiesto a Letta di fare un passaggio parlamentare, in realtà il PD non ci avrebbe fatto una bella figura, ed è chiarissimo che Napolitano difende il PD, che poi è il suo partito. Noi crediamo che questo Presidente della Repubblica sia andato oltre le sue funzioni e da arbitro si è trasformato in giocatore in campo, e quella che è una staffetta a due di cui si parla in questi giorni probabilmente è una staffetta a tre tra Letta, Napolitano e Renzi, e in questo momento l'unica cosa certa è che i cittadini sono tagliati fuori da questa decisioni. Domani o dopodomani si ritroveranno un Presidente del Consiglio che ha preso 136 voti in una direzione nazionale di un partito dove non siedono neanche tutti i parlamentari, ma anche persone che vengono da altre realtà territoriali, e hanno deciso che deve essere il Presidente del Consiglio. I cittadini si sveglieranno e sapranno che qualcuno ha deciso al posto loro. Io non credo che questo sia un modo di approcciarsi. Il Presidente della Repubblica, soprattutto in questa fase in cui le istituzioni si allontanano sempre di più dai cittadini, io credo avrebbe dovuto tutelare l'aspetto della partecipazione. Grazie, allora grazie a Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle per essere stato con noi. Grazie.